Benvenuti a questo nuovo episodio del Salotto di Granelli in compagnia di Claudio Castro Giovanni. Ciao Claudio, come Buonasera. Stai? Bene, benissimo e contento di essere qua perché trovo che fai veramente una cosa molto molto carina. E io sono veramente felice di questo riscontro perché il riscontro degli artisti che mi vengono a trovare è sempre piacevole e mi dà ancora di più la forza di andare avanti, quindi grazie veramente. Tu stai vivendo una fase bellissima del tuo percorso, della tua carriera, ti stiamo vedendo tutti i mercoledì sera su Canale 5 alle 21:25 circa con Vanina. Tu sei il coprotagonista, mi sono segnato, tra l'altro me lo sto vedendo bellissimo perché se vi siete persi le prime due puntate le potete tranquillamente recuperare su Mediaset Play, totalmente gratuito. Mediaset Infinity. Mediaset, preciso, è vero, ho fatto una crasi tra no, le play è esatto. Mediaset Infinity. Mediaset Infinity. E peraltro funziona pure bene. Funziona bene, score, ci sono poche zero pubblicità, esatto. Quindi... Esatto, fico, però vedetelo in diretta anche perché poi si può dialogare, sì, esatto. Non ci sono gli spoiler perché poi, esatto, per quello è un problema. Perché una cosa che mi piace molto di Vanina, vedendo le prime due puntate, è che non sono scontati i serial killer. Guarda, in Italia io detesto i gialli perché la maggior parte delle volte appena inquadrano il killer lo riconosco subito. La sai una cosa divertente che mi è stata, che mi è arrivata come feedback? Proprio il fatto... che è quasi interattiva, nel senso che molti degli amici o delle persone che mi scrivono mi dicono, ma durante la visione, ah ma secondo me è questo, ma secondo me è quest'altro, no è per questo che non può essere lui, quindi è molto figo, devo dirti, il fatto che fino all'ultimo, come mi stai dicendo tu, ma meno male, è un momento, cioè è un momento anche di intrattenimento, è un momento di intrattenimento perché non c'è solo il giallo, c'è tanto altro, è anche una comedy, diciamo, sì. C'è anche molta ironia, ci sono dialoghi pungenti, un'ottima sceneggiatura, il tuo personaggio è un personaggio che si scoprirà andando avanti, diciamo, già abbiamo capito qualcosa sul tuo passato, un passato un po' disastroso, esatto. Però diciamo soffre di insonnia, non si capisce se è la causa che ha generato il fatto che per esempio lui è dedito al lavoro piuttosto che invece lui si sia buttato nel lavoro perché ma capiremo vita. Qualcosa in più andando avanti, diciamo che ci sono dei piccoli semi. Lui è un personaggio che anche nei libri vive molto, diciamo, la sua presenza a fianco di Vanina. La sua missione è proprio quella. Infatti recriminano anche che non cerca neanche storie, non vuole innamorarsi perché è molto concentrato sul lavoro, poi non sappiamo se in realtà hai una vita parallela oppure veramente sei incentrato interessante, sul lavoro. Perché comunque poi la verità è che se continua ad andare bene, perché sta andando alla grande, sì, state vedendola in tantissimi, questa cosa contribuisce alla possibilità. Ma ribadisco, è la qualità, perché la prima puntata è sempre, uno la vede per curiosità, poi se si capisce che c'è qualità, si crea l'affezione. I libri sono bellissimi, tra l'altro salutiamo anche Cristina Scalia. Quando vuoi sei la benvenuta, esatto. Perché è veramente bravissima, molto. Ha scritto tantissimi libri, poi si è dedicata al giallo di recente, diciamo, perché lei aveva iniziato con altre tipologie di romanzi e diciamo che ha centrato trama, tutto, personaggi. Ha beccato, secondo me, un intreccio perfetto di quello che è, secondo me, un giallo che funziona bene, come hai detto già tu, e poi ha un po' chiarito e quindi ha permesso a chi ha fatto l'adattamento della sceneggiatura i rapporti tra le persone. È ovvio che, diciamo, tra virgolette, ridurre, fare appunto adattare o fare la riduzione di 400 pagine, 380 pagine su 120 pagine di puntata, è ovvio che devi eliminare un po' di cose, ma secondo me tutte le puntate hanno mantenuto la struttura solida dei romanzi, che è la base. Poi devo dirti, è ovvio che un progetto del genere che viene, tra virgolette, benedetto da Palomar, che è, diciamo, la mamma di tanti progetti vincenti, è di qualità, con Davide Marengo, col quale avevo già lavorato nel Cacciatore, che io trovo bravissimo. Un regista, l'ho anche intervistato. Ma poi un regista che ha moltissimi spot dentro i quali si muove, cioè è capace di raccontare il crime, l'ironia, l'atmosfera, e ha sempre la sua visione. E ha sempre appunto una sua immagine, una sua identità.
E ti devo dire, i 4 mesi che ho fatto sul set con lui, perché nel Cacciatore sono stato una decina di giorni, questo personaggio che, con cui sono stato convissuto per 5 mesi, 4 mesi e mezzo a Catania, nella mia città, è stata una vacanza. Perché se hai un regista che ha sempre chiaro quello che vuole, che ti ascolta moltissimo e quindi col quale ti interfacci liberamente su quella che è la tua visione ed è uno disposto ad ascoltare, è tutto facile, per non parlare dei colleghi, perché... C'è stato un bel... Devo dire che è una squadra molto omogenea, tutti bravissimi attori. E se lo meritano tutti, perché ti devo dire... anche in questo c'è una scelta molto intelligente, anche della rete che è stata disposta, che ha dato fiducia al progetto. Non era scontato, molte volte si piazzano nomi famosi, conosciuti, che magari non che Giusi non lo sia, però sì, voglio dire, secondo me incarna perfettamente l'atmosfera dei romanzi, anche se idealmente potrebbe essere un po' diversa fisicamente da quello che uno si immagina, ma la verità è che lei ha fatto un lavoro di avvicinamento a Vanina enorme, perché lei è totalmente all'opposto, e questa cosa mi ha colpito moltissimo, la sua voglia, curiosità costante, una professionista meravigliosa, è prima ancora un essere umano meraviglioso. Quindi è simpatica Giulia Buscemi. Simpatica. Ciao Giuseppe, simpatica. Non è una di quelle che se la tira perché, ma per sai, nulla, bellissima. No, vabbè, è ovvio che se l'hanno anche un po' umanizzata. Diciamo, no, ma le dico sempre che non le funziona il primo piano a lei. No, la inquadrano zero proprio. C'è una fa bam quando la inquadrano così, è perfetta. Sì. No, ma poi voglio dirti: cioè, ci sono un sacco di attori con i quali è stato solo un onore poter condividere anche poche scene, a partire da Orlando 5 che fa il nostro grande capo, Paola Giannini, Alessandro Lui, Daniela Arena, Giulio Della Monica, cioè io, Corrado Fortuna, Giorgio Marchesi, sono proprio divertito, perché sono tutte quante persone che ognuno, con le quali ognuno porta la propria... Ma infatti, secondo me, il successo di una serie, a me piace, io sono logorroico, per cui il successo di una serie sta proprio nella squadra. Guarda, qualche giorno fa ho sentito un'intervista di una persona, di cui stavolta veramente non farò il nome perché è un attore molto famoso, che parlando diceva: questo progetto me lo sento importante perché è tutto sulle mie spalle. Quando in realtà, cioè, voglio dire, tu puoi essere il protagonista e ci mancherebbe, ma se non c'è una squadra forte dietro, non vai da nessuna parte. E quindi il potere invece di Vanina è che sì, magari Giusy Buscemi è la protagonista ed è Vanina, però c'è proprio uno scambio di energia e soprattutto il team è tutto molto a fuoco ed è tutto molto protagonista, a partire da te che sei il tuo protagonista, nonché secondo nome della serie, ma proprio tutti, cioè voglio dire... No, ma è vero. E poi devo dirti... Se non sono forti gli altri... Ma con me sono di una porta aperta. Cioè io ho sempre voluto fare squadra nella mia vita. Se lo senti tutto sulle mie spalle. No, ma sulle mie spalle. Io ti dico, ho sempre avuto voglia di far squadra, ma anche fuori dal lavoro. Cioè nel senso che mi sono... reso conto, anche banalmente negli sport, ho sempre fatto sport di squadra. Ah, vedi, sei anche uno sportivo. Bah, lo sono stato, adesso diciamo che mi invecchio, degrado lentamente. Come... Ah, invecchi bene, anche il brezzolato sembra quasi fatto apposta. Beh, brezzolato è un piacere perché insomma, no. In video diventa una specie di decanuto, del nonno, del babbo Natale. Dal vivo si nota appena, non dà fastidio. Grazie per Luigi. No, e quindi per me, diciamo, è proprio... Io credo che il motivo... Mi sono sempre domandato per quale motivo siamo su questa terra. E secondo me il mio meaning of life è stare in connessione con gli altri. Proprio questa è la cosa più potente che per me ogni volta mi risuona. E questa cosa è un po'... Cioè, il paradosso è che uno inconsciamente si dirige verso qualcosa. Cioè, fare l'attore per me è per forza stare con qualcuno. Ascoltare qualcuno, farsi ascoltare, e quando io mando un messaggio a lui
lui lo amplifica e me lo rimanda a me, che è proprio esattamente il motivo per cui penso di essere su questa terra. Bello, quindi sei un altruista, diciamo, come attore, non sei un... Io credo di essere molto generoso, ma questo non lo posso dire io. Non sei un ego referenziato come molti attori. No, ma sono un bel narcisista, aspetta. Se no non potresti fare questo lavoro. No, ma no, io non ci credo a questa cosa, io credo che sia una malattia questa qua. Nel senso, io credo, e questo l'ho scoperto da poco, da quando... tendenzialmente ho iniziato a insegnare, perché di recente da 4-5 anni insegno, e mi sono accorto che il mio bisogno di essere visto era profondamente un bisogno di essere amato, di essere accolto, abbracciato, e mi sono reso conto che invece recitare deve interrompere questo flusso di desiderio che vuoi esercitare sull'altro, il desiderio... Non parlo erotico, proprio parlo di desiderio. Sì, sai, il desiderio di affascinare in qualche modo. Esatto, che è un po' un aspetto della mia... Che poi è il bisogno di sentirsi amati, sono pienamente... Profondamente quello. Perché magari hai avuto un'infanzia in cui ti sei sentito poco amato, comunque poco voluto, ma non che, che tu lo sia stato, perché magari sei stato amatissimo, ma tu hai percepito questo. Perché poi è sempre quello il discorso. Interessante, perché questa cosa in realtà... No, perché è una cosa che mi accomuna, cioè i miei genitori mi hanno amato e mi amano alla follia, però io poi ero il secondogenito di un fratello che era perfetto, quindi comunque dovevo arrivare, cioè c'era una competizione interiore, perché lui aveva voti altissimi con grande facilità e io invece mi dovevo impegnare il triplo, quindi ero io che non bastavo a me stesso. Esattamente quello è. Ed è quello. E quindi in realtà anche là è interessante questa cosa, perché non è tanto l'altro, ma è quanto noi siamo disposti ad accettare veramente chi siamo. Perché la verità è che tuo fratello prende 10 e tu prendevi 7. Questi cazzi, cioè non lo rendeva migliore di me. Questo è il punto, sì. È questo che ho iniziato a far la cosa con la quale ho iniziato a far Ma tu hai avuto un'infanzia simile? No, io non ho avuto un'infanzia, io sono il primogenito, ah, io okay. Anzi all'inizio ero il termine di paragone. Poi vabbè, è successa una cosa. Ero quello bravo. Diciamo. Ero quello bravo che non dava problemi. Mm. Poi insomma nella nostra famiglia c'è stato un elemento disallineante. E questa cosa credo... un po' ripercorrendola e risalendo le pendici e le ansie del fiume, nostro fiume, mi sono reso conto che quello potrebbe aver determinato in me la voglia di a tutti i costi essere visto. Se tu ci pensi, e lo dico ad un avvocato, quindi signor avvocato, buonasera. Altro avvocato, tra l'altro. Che io fino a 24 anni ho studiato, implotonato nell'immagine che in fondo mi sembrava sensata di me. Cioè, ti vedevi come avvocato? No, io avevo studiato legge per fare il magistrato. Ah, vedi, ancora peggio. Io ho fatto... Poi figura siciliano. Sì, esattamente. Ma no, ma difatti ero proprio il cliché, ma neanche il cliché, perché sono sempre stato educato dalla mia famiglia, dai miei genitori, alla correttezza, all'etica, alla vita etica. E questa cosa mi ha sicuramente informato un sentiero, ma al tempo stesso mi ha sfondato. Perché ogni volta che qualcosa nella mia testa non era giusta, mi faceva andare in disallineamento. Io sono stato un permaloso mostruoso, mi chiamavano permalox, permaflex, continuamente. Perché? Perché ogni volta c'è anche il melodramma della Grecia che alberga dentro noi siciliani, è che quindi ogni volta era un dramma se io pensavo che potessero sparare di me. Quindi questa cosa è stata complessa nella gestione dell'attore, e forse farlo è stato un po' sublimare questa... Ma quando c'è stata? Allora, innanzitutto quando ti è nata la fiamma, o comunque la voglia di approcciarti anche non seriamente, cioè di capire che era bello fare l'attore, e poi invece quando... ci sei andato con tutte le scarpe, lasciando una carriera sicura, appunto tu avevi iniziato già a fare l'avvocato, laureato a pieni voti, eccetera, eccetera, per una strada incerta, quale quella della recitazione. La verità è che io non ho mai scelta questa cosa all'inizio. Ma non è vero. No, hai ragione, non è vero. Nel senso, io credo che poi ad un certo momento se uno sa ascoltare
l'urlo che il tuo universo ti sta mandando, non puoi più sottrarti. La verità è che mi ha mandato un urlo grande, ma prima dell'urlo io ho espresso un desiderio talmente risuonante che è stato, io ero, dopo essermi laureato, stavo facendo il militare, era obbligatorio al tempo, e da laureato ho fatto l'ufficiale in marino, ho vinto il concorso proprio. Pazza, con... proprio no, ma perché io comunque... la perfezione, no, ma appunto avevo sempre fatto io, quando fa... io sono un po', secondo me i miei figli sono stati, diciamo, un po' informati al fatto che io quando faccio una cosa la faccio bam al 100%. C'è stato un periodo della mia vita, ho fatto il cuoco, mi sono iscritto a scuola di cuoco. Quindi quando io studiavo, ho studiato, ho passato il concorso ed ero a Milano in vacanza con la mia compagna del tempo, davanti allo schermo luminoso dello Smeraldo, che era un teatro che adesso non c'è più, c'è Italy, dove c'era, da 2000 posti facevano concerti e musical, e annunciava la stagione, era agosto, e annunciava la stagione da lì a venire. Novembre sarebbe arrivato il musical che aveva fatto due settimane a Messina, una settimana a Sistina, una settimana allo Smeraldo nella stagione precedente, del teatro della munizione di un certo Massimo Romeo Piparo, che è l'attuale direttore del Sistina, nonché, diciamo, o lui qua, il regista che ha fatto 20 spettacoli blockbuster. Quando sono arrivato qua ho detto, cacchio, che sarebbe bello fare Jesus Christ Superstar. Io suonavo, avevo una band con la quale cantavo e suonavo un po'. Ma infatti si vede che è una bella voce, cioè si sente che è una bella voce profonda, diciamo. Boh, chi lo sa, la usavo bene. Hai fatto parecchi musical. Sì, ho fatto parecchi musical. E quando ho detto questa cosa ho detto, cacchio, mi piacerebbe. E pensa, è qua, l'urlo è arrivato. 5 giorni dopo, ve lo giuro, mi è arrivata la telefonata di Massimo Piparo, che io vivevo a Messina, che mi aveva visto cantare a un concerto con la mia band dentro una festa, un matrimonio, non mi ricordo, e lui mi ha chiamato, mi ha detto, guarda, dobbiamo fare la sostituzione di un paio di persone, ti andrebbe di fare un provino. Ho fatto sto provino, mi hanno preso subito, a differenza di quando normalmente dicono, sì, lasci il curriculum, le facciamo sapere. E quando poi ho iniziato le prove, ma manco quando sono andato, noi abbiamo debuttato al Teatro Smeraldo di Milano con 2086 persone a sera per 2 settimane. È stato il tuo debutto. Il mio debutto. E quando io ho cominciato le prove, sono stato dentro un teatro per 14 ore, con l'orchestra sul palco, con i ballerini, con io che provavo, riscaldavo la voce, e tutti i colleghi che l'avevano già fatto mi dicevano, allora prendi il propoli così. E io dicevo, oddio, ma questo è questo qua. Nel frattempo, nei 2 anni di tournée e quindi di pratica, perché dopo essermi laureato facendo l'ufficiale, nel frattempo facevo la pratica, perché stavo a Messina, ero stato... Allora, quindi tu facevi la tournée e la pratica... Sì, perché io avevo vinto appunto anche la destinazione, quindi avevo fatto il corso all'Accademia di Livorno, avevo vinto la destinazione, avevo scelto Messina e quindi potevo fare la pratica. Cioè ogni tanto andavo a fare le frecce e poi stavo in studio alle 3 quando finivo di lavorare come ufficiale. E quindi quando in tutto questo si è presentata questa roba, io dopo essermi abilitato al primo esame fatto, quindi ho proprio superato l'esame subito, ho detto ai miei, vado a vivere a Milano. Com'è? Ma l'esame in cui ti sei abilitato, che esame era? L'esame di avvocato. Ah, quindi sei avvocato? Io sono avvocato abilitato. Al primo colpo. Sai quanti ti stanno odiando adesso? No, perché? Che magari ci provano 3-4 volte. Ma no, questo, allora, innanzitutto provateci. La verità è che però, e questo l'ho scoperto di recente, stupendo, c'è uno studioso allo Stanford University che studia la neuroplasticità del cervello. Esiste una zona nel nostro cervello che si ingrandisce ogni volta che facciamo le cose che non ci va di fare. E siccome... E questo è legato non tanto anche alla struttura architettonica del nostro cervello, ma anche alla longevità. Tutte le persone longeve, analizzate, campione da loro, hanno un'estensione di questa zona così. Quindi fare delle cose che non ci va di fare, incluso quando eravamo in tournée, ed eravamo in tournée alla Hare, cioè con un autobus che andava in giro per l'Italia e viaggiava per l'Italia, io studiavo i pareri per fare l'esame. Vabbè, perché sei un perfezionista, diciamo. Chi lo sa, sono un control freak, forse, sì, malato di me. Ma quindi, insomma, ti sei abilitato all'avvocatura e poi hai deciso di fare la carriera... Mi sono trasferito a Milano. L'hai detto ai tuoi genitori, che l'hanno presa benissimo, immagino. Dopo la laurea, dopo l'abilitazione, io abbandono tutto per una vita precaria, perché poi... Ma posso dire una cosa, ragazzi? Stare qua
è molto strano. Pierluigi ha creato un luogo molto strano. Perché in questo divano un po' uno si sente libero di poter dire, e mi sa che sto rivelando delle cose. Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Ma tanto, vabbè. Ma anche perché sono tutte cose belle, sono tutte cose positive, sono tutti esempi belli, perché poi alla fine tu ce l'hai fatta, hai fatto l'ira di Dio, appunto qua, Maltese, Leonardo, il capo dei capi, Sorelle per sempre, poi tutti i successi, il restauratore 1 e 2, il silenzio dell'acqua, pure un'altra fiction bellissima. Grazie. La mafia uccide solo d'estate, squadra antimafia, per non parlare dei film, me ne sono segnati alcuni, ma ne sono tantissimi, quindi insomma c'è una carriera allucinante, basta andare su internet per vederla tutta, infatti andate su internet e vedetela tutta, perché qua non voglio parlare della tua carriera. No, ma esatto, quindi diciamo, per dire che comunque l'azzardo è stato riuscito, innanzitutto perché stai facendo quello che ami di più, e quindi già solo per questo hai vinto nella vita, e poi perché ti sta andando anche molto bene. Sì, non pensiate che 30 anni di arco che sto compiendo siano 30 anni sciolti, liberi, facili. Questo mestiere non ti regala nulla se tu non sei con la consapevolezza di quello che vuoi, profonda. E quando ti stavo dicendo del cuoco è perché io circa 8 anni fa ero stanco, e succede in un momento della tua carriera in cui magari sei più debole, perché adesso mi capita ancora, però quando è un po' che non lavori e fai 3 provini, per dire, importanti, e tutti quei provini arrivano all'ultimo ma prendono l'altro, e quella roba ti devasta a livello emotivo, e se non sei solido sulle gambe e se non sai quello che vuoi, e ti disorienta al punto che ho detto devo fare qualcosa di concreto, perché se non fai l'attore non lo stai facendo, cioè se non reggi certo. E poi però ho capito che invece continuare a leggere, a studiare, io non ho smesso mai di studiare, costantemente mi aggiorno, faccio dei corsi, ricevo dei corsi da professionisti. Questa cosa per me è fondamentale. Continuamente cerco di migliorare il mio lavoro, la mia professione. E devo dirti che insegnare mi sta facendo imparare un sacco di cose. Anche perché poi trasmetti il tuo know-how, trasmetti la tua esperienza, che è la cosa più bella, no? Tutto quello che hai vissuto, perché tu hai lavorato proprio su tutti e 3 i campi, quindi teatro a pieno ritmo, cinema a pieno ritmo, fiction, serialità a pieno ritmo. Infatti una cosa bella del tuo percorso è che c'è la lunghezza, cioè la lunghezza di tutte le cose che hai fatto è la stessa sia a teatro che a cinema che in televisione. Quindi, grazie. Insomma, sei uno che se l'è gestita bene su tutti e 3. Quindi mi sembra strano quando tu dici, appunto, ci sono stati degli anni, dei periodi in cui non ho lavorato, ho lavorato di meno, perché effettivamente dal tuo curriculum non si evince. La verità è che, appunto, hai ragione. Oggi, a 55 anni, sono grato di quello che ho. Perché anche ho perso un po' questa cosa stridente di voler a tutti i costi esistere. Ho smesso di voler esistere. Ho pensato che il mio bilancio è un bilancio costantemente come con una curva che sale, lentamente, ma che sale. È un bilancio che ti stai guadagnando senza aver, diciamo, cioè proprio tutto da solo, che poi questa è la soddisfazione più grande, senza conoscenze, senza quegli inciuci che ci sono in tutti gli ambienti, particolarmente negli ambienti artistici, delle conoscenze, insomma, lo sappiamo, della mediaticità, perché poi oggigiorno purtroppo c'è anche il problema: più sei conosciuto, più sei famoso, più ti danno ruoli da protagonista, quando in realtà non te li meriti, diciamolo. E però i risultati poi si vedono, perché poi il pubblico non è stupido, e quando un attore non si merita il ruolo da protagonista si vede nei risultati, quasi sempre. Ma io infatti, guarda, sono per questo dico che sono molto grato, perché la verità è che io tutti voi in Sicilia, ho capito, provenivo da una realtà molto provinciale, e tutti mi dicevano, ma dove vai? Ma ci vuole la raccomandazione, ma non conosci nessuno. E per i primi anni è stata veramente tosta, ma veramente. Non che adesso lo sia meno, ma ai primi anni era veramente difficoltoso, perché ti sembrava di voler perforare la morte nera, cioè, questo,
impenetrabile. Anche perché ce ne sono tanti, è vero che di avvocati ce ne sono tantissimi, di attori ancora di più. Ma è una cosa folle. Esatto. E questo, oramai tutti, è una frase molto interessante. Già gli avvocati, esatto, poi gli attori, perché poi appunto si ha la chimera che se hai 100.000 follower, 200.000 follower, fai l'attore, puoi fare l'attore, quando in realtà sono due lavori diversi, qualcuno lo dovrebbe spiegare. Esatto. Non basta il bel faccino per fare l'attore. Ma guarda, questo lo dico ai miei allievi, esatto, e loro lo hanno capito più che una cosa vana e vacua. Cioè, la verità è che ogni volta che loro pensano di dire le battute quotidianamente, come le dicono nella vita, perché le dicono pure bene, parlano bene, le battute fanno così e cadono a terra. Sì. Invece devono pensare di espanderle nello spazio. Io sono un appassionato di fisica quantistica, quindi cioè, ho la pure. Anzi, mi vergogno di averlo detto. Hai visto il problema dei tre corpi su Netflix? Stupendo. Pazzesco, vedetelo. Dopo Vanini. Dopo Vanini. Contemporaneamente. Visto ormai la nostra formazione flessibile. Esatto. Sì, è più da notte il problema. Esatto, corpi. Bellissimo. In tanti mi divagliano. C'è una storia dietro il problema dei tre corpi, non so se l'hai letta. No. Leggila sul producer che è scomparso per circostanze... Ma diciamo, veramente? Ah, cacchio. Interessantissimo. Sì. No, e quindi sono appassionato di quello, credo, proprio nello spostamento molecolare del nostro essere, se vibriamo ad una frequenza diversa, veramente le cose possono avvenire. Ovvio, non dico, ah no, la vostra vita può diventare, non sono un cretino. La verità è che sul campo mi arrotolo le mani, però ho capito che possiamo far tanto noi nella nostra disposizione, ma tanto, e questo me l'ha insegnato mia moglie, che giorno per giorno è positività, e questa cosa è bellissima. Io sono un tendente al depresso, invece, lo dico, lo ammetto. Niente, me sto arrivando là. Ma è perciò appunto mi equilibrato, perché invece lei sì, ti dà la positività, che è fondamentale. Sì, ma non solo, cioè appunto lei mi ha mostrato molte cose. Ma perché tu ne avrai viste tante nella tua carriera, di persone che appunto ti hanno scavalcato per altri motivi, di registi che ti avevano promesso la parte e poi appunto è andata un'altra persona. In quel momento della cucina è proprio successo questo, avevo addirittura la mia agente del tempo, che ho cambiato, mi aveva detto, ti hanno preso. E dopo 20 giorni ho detto, ma come finivo? No, improvvisamente hanno cambiato. Come hanno cambiato? Mamma. E che purtroppo succede. E la verità è che se mi succedesse oggi, io saprei come gestirla, maneggiarla. 8 anni fa, pensa, quindi non 20 anni fa. 8 anni fa è stata... Ma è difficile da gestire, perché è qualcosa che appunto non dipende da te. È quello, cioè quando tu hai la professionalità, hai tutto, no? E quindi quel ruolo è mio, quella parte è mia, perché me la sono guadagnata sul campo, e poi all'ultimo, per dei giri strani, viene data a qualcun altro, tu dici, vabbè, non dipende da me, però... Non mi focalizzo. Si chiude una porta e si apre un portone. Non mi voglio focalizzare su questo, perché la verità è che poi, appunto... Tutto viene. Sì. Ha avuto successo quel progetto, per cui non sei stato... Ha avuto successo. No, e quello è stato, se andiamo a pallone, così vabbè, non stiamo dicendo nomi, non stiamo dicendo persone, parlare, solo te devo uccidere. Vabbè, non ha avuto successo. ho vinto, per cui andate ricollegate 8 anni fa, 9 anni fa. Che cosa è uscito? No, è imperscrutabile. Imperscrutabile. Però detto questo, ma ti ha rotto un po' le palle il fatto che molte volte invece ti associano alla Sicilia, ti fanno fare ruoli siciliani, quando in realtà tu hai un'audizione pazzesca e potresti fare qualsiasi ruolo? Rotto le scatole è un parolone. È un parolone. Perché io sono grato a quello che mi è successo, grazie alla mia sicilianità. E come grazie a Dio, potendo fare un'intervista video, posso far sentire che ho lavorato su questa cosa. Io ero convinto di parlare bene, che parlavo bene, e che io non, beh, perché non mi fanno fare questi ruoli? Io parlo in italiano perfetto. Poi una volta mi sono registrato, ho detto aspetta un attimo, e ho iniziato a lavorare su queste cose. È chiaro che purtroppo succede che tu incastri una direzione e poi è anche difficile tirarti fuori. Devo dirti, con il mio agente di adesso stiamo facendo un grande lavoro e sono strafelice, proprio strafelice, perché anche qua ci vuole
un'emanazione che va oltre, appunto. Io parlo in italiano, però non è solo quello, è anche un cambio di fisicità. Io un po' me la portavo la provincialità addosso, c'avevo il baffetto, a volte c'avevo il pizzetto, mi sentivo un po' di quella cosa. Ma per esempio mi è successa una roba di recente che non, raramente succede l'inverso, cioè io ho fatto un avvocato nella serie, miniserie Il Circeo, un avvocato di Latina, prodotta da Cadleia, con Greta Scarà, cioè voglio dire, un ruolo che succede il contrario, chi è romano può fare siciliano, chi è siciliano non può assolutamente fare uno del laziale, eppure è successo, non che io dovessi parlare in romano o cose varie, però la verità è che non... Io credo che il mio lavoro è un lavoro che ha la possibilità di essere esposto a 360 gradi. Chiaro, mi capita spesso di dover lavorare progetti come Vanina, però Vanina ha una sua anche peculiarità nei miei confronti che mi è incuriosito, che è quella dell'ironia. Io ho sempre raccontato personaggi che avevano o un nero dentro che li albergava, serio, oppure... un dolore, una vulnerabilità, che è una cosa che mi rispecchia, però anche questa leggerezza un po' scanzonata, ma anche secondo me connessa all'incapacità di amministrarla, la vulnerabilità, che mi diverte, da morì. Oppure, adesso ho finito Vanino, ho girato un film per il cinema. Si può parlare di questo film? Certo che si può parlare. Parliamone. Ma vai. No, è un film... meraviglioso secondo me, ma perché mi sono legato al progetto da morire. È un film siciliano, quindi lo dico, ma è stato scritto da un americano, figo, un regista americano di Hollywood, si chiama Will Geiger, che ha deciso per una serie di accadimenti della sua vita di venire in Sicilia. Gli americani amano la Sicilia in generale, tutta l'Italia. Beh, sì, tanto. White Lotus, esatto, White Lotus ha fatto un sacco di successo e ha fatto anche un'apertura nella visione del... solo che però White Lotus, mi permetto di dirlo, ma perché sono siciliano, dillo, è un po' impregnata del cliché dell'italianità, ma ancora di più della sicilianità. E invece Will ha scritto una sceneggiatura che ha la connotazione di chi avrebbe potuto scriverla qualcuno di Messina o di Reggio Calabria, e racconta di quest'uomo che combatte nella sua esistenza con una tragedia che è più grande di lui e cerca di ricomporre i suoi pezzi e viene a contatto con un bambino che arriva da un altro paese lontano e che vive la tua realtà e tu lo... Che bello. No, guarda, io sono innamorato. E pensa che... Come si chiama il film? Il film si chiama Spiaggia di Vetro. Ma devi uscire? Sì, lo stanno montando adesso. E... Che bello, non vedo l'ora. Bello, grazie. E considera che praticamente quando mi hai dato la sceneggiatura l'ho letta dopo 2 ore, ero in un camper ad aspettare di girare, l'ho letta in 2 ore, ho chiamato Simone Catania, che è il produttore di Indica. E ho detto, io non voglio farlo questo film, io devo farlo. E lui mi ha detto, guarda... La convinzione è la prima Io mossa. Ho letto questo film, ho finito l'ultima pagina, piangevo come un matto, quindi mi aveva proprio cantato dentro. Ho chiamato Simone e ho detto, guarda, lo devo... Lui mi ha detto, chiaro, devo farti incontrare il regista, io non è che faccio il... Non è che era il produttore, devi prendere il mio. No, è un produttore che nella sua idea ero giusto per quel ruolo... E poi ci siamo incontrati con Will, che è un'altra anima che mi ha connesso con questa storia. Quanto parlo, mannaggia. Ma che bello. E l'hai finito di girare da sì, poco? Sì, abbiamo finito di girare a fine ottobre. E credo che, insomma... Uscirà entro l'anno. Sì, entro l'anno sicuramente. Si spera di fare il circuito prima festivaliero per poter poi strutturare un... C'è già una distribuzione che non voglio dire, però la verità è che questi piccoli progetti... Abbisognano di più ecco, di questo mi sta a cuore parlarne. Abbiamo bisogno di solidificare questo pilastro della nostra società. Noi crediamo che fare i film, fare gli spettacoli, le serie sia sì una roba marginale. Non è così. È cultura e dobbiamo dare il più possibile sostentamento, sorreggere non
come al solito drogando la cultura, ma sorreggendo i progetti che meritano di essere sorretti. La penso esattamente come te, perché poi effettivamente non c'è molta differenza tra leggersi un buon libro e vedere un bel film, cioè la cultura che ti può restituire, e lo penso anche con Vanina, ad esempio Vanina riesce proprio nello scopo di farti leggere un bel libro a livello fotografico, che insomma tanto, tanto merito va al regista, sicuramente alla visione, anche questo fatto di aver forse spostato i primi due episodi, perché il primo episodio non è il primo libro sulle indagini di Vanina, secondo me ha avuto senso. Beh, perché in realtà Sabbia Nera è il primo libro. Esatto, che è il secondo episodio. Che è il secondo episodio, mentre il Re Gelato è stato messo prima, è una sorta di prequel, ed è giusto perché nella struttura narrativa è messo giusto. No, a proposito della cultura, mi è incuriosita una cosa che è successa a New York di recente, cioè si va in un posto, tu lasci i telefoni all'entrata, ad ognuno vengono dati dei libri, o chi vuole può portare qualche libro, prima si legge per una mezz'oretta e poi si condivide tutti quanti, senza usare i telefoni. Bello. Ma quanto era bello pure quando ero piccolo io, quando eri più giovane tu, andare al cinema e poi andare a mangiare e parlare del film, di tutto. Era la base quella, era proprio la base. Non esiste più questa cosa. No, era la base quella. E si va anche poco al cinema, bisogna andare di più al cinema, più a teatro, vederlo proprio, perché poi è bello vedere i film a casa, però a casa sei interrotto da mille cose e non te lo godi allo stesso modo. E non solo. Perché io credo, a proposito di quello che dicevamo della densità delle nostre cellule, sì, la verità è che vedere in una sala da 500 persone un film, o stare in un teatro dove ci sono 2000 persone che vibrano, il nostro cuore emana un campo energetico attorno a noi che genera qualcosa attorno a noi. Salvo quelli che parlano, perché poi ci sono. Lascia perdere la maleducazione. Oppure quelli mostruosa. Che accendono i cellulari, io li ammazzerei. Ma perché non siamo più abituati a stare nel momento, Pierluigi? A vivere l'ora senza un cellulare, non si può fare più. No, è incredibile. Io ho visto, quando stavo girando, sono andato a vedere un po' di spettacoli di teatro a Catania, piccoli teatrini adorabili, ed erano teatrini da 30 posti, e in prima fila, con un attore che stava buttando l'anima, quello che si guardava il telefono con la luce che... No. E dicevo, ma io non ci posso credere. No. Ma non è tanto la maleducazione, è proprio il dolore per non renderci conto che noi ci stiamo perdendo quello che stiamo vivendo in adesso. In quel momento. Vabbè, però sì, come dici tu, al cinema ti dà tutta un'altra energia, l'audio, il video, le persone, poi... Ah, ci sono dei cinema stupendi. Vabbè, detto questo, oggi come oggi, ora come ora, c'è un sogno che ti piacerebbe ancora realizzare, un ruolo che stai cercando di accarezzare, che non esiste la scaramanzia, quindi ne puoi parlare. No, ma guarda, io ti dico... E ci sono molti che dicono, ma non ne voglio parlare perché poi non si realizza. Qui si realizza tutto, a Granelli la serie... Dai, allora lo dico proprio. No, un personaggio che ti piacerebbe fare. Ma non esiste un personaggio. Però di recente ho visto un paio di documentari che parlavano di Manfredi, di Tognazzi. Mm. Bellissimi documentari che parlavano di quel tempo. E tu Manfredi lo prenderesti anche a livello estetico? Sono esageriamo. No, però i tratti... Va bene. La verità è che mi piacerebbe fare... la commedia come si faceva a quel tempo, la vera commedia all'italiana. Fare qualcosa che avesse una connessione con quello che ci succede intorno, ma con quella profondità di scrittura, con quella voglia di anche osare e anche di essere scomodi. Monicelli non è mai stato banale nel suo comunicare l'ironia su quello che guardava, quindi modo. Poter usare quel mezzo, quindi fare parte di questa cosa, perché io ho sempre fatto le cose di commedia a teatro, spesso, moltissimo, ma non mi è mai stata data l'opportunità al cinema o in televisione di lavorare sull'ironia, e sinceramente questo è una cosa che vorrei fare, proprio con questo lo vorrei fare con tutti i quali, fare appunto con una squadra di attori con i quali poter giocare come si faceva a quel tempo. Questa è una sì, sì.
quel mondo è un po' da riscoprire effettivamente, anche l'avanspettacolo, questa realtà. Sì, io parlo proprio della commedia che riuscivamo a fare. Gasman. Sì, una cosa del genere, qualcosa che potesse comunque raccontare il momento senza troppo andare nella pesantezza, ma poi, appunto, in quella scena di cui parlavi, dire: ma sai che questa cosa che mi ha fatto morire da ridere, però. Cioè, Sì. amici miei, per dire, era ironico, ma c'era sempre Il dramma, una vabbè. cosa di un tagliente profondo. E questo mi piacerebbe fare, mi piacerebbe essere parte di un progetto che abbia questa struttura. Grazie. Beh, te lo auguro, ci arriverai. E invece ti volevo dire, quel momento in cui hai pensato addirittura di fare lo chef, di cambiare completamente, cosa ti ha riportato poi ad inseguire il tuo sogno e la tua passione? Qual è stato diciamo, il mood che ti ha riportato sulla retta via, tra virgolette, cioè sulla via. Guarda, io credo che sia stato proprio quello che ha iniziato un po' a segnare lo stacco tra. Cioè, mi si leggeva scritto in faccia prima di questa cosa, che io ho voglia e bisogno di essere amato e quindi di lavorare, di essere preso nei provini, di essere scelto, no? Quando ho iniziato a cucinare, la verità è che il fuoco non era più, oddio, per favore, prendetemi. Ma era, scusate, faccio il provino, ma poi torno a fare il fondobruno in cucina, al ristorante. E questa cosa, secondo me, ha fatto in modo che un po' l'energia si riequilibrasse dentro di me, dentro di me. E quindi, sebbene io sia stato per un anno dentro una cucina di un ristorante, a 47 anni, Mazza. Cioè, 47 anni fare due turni in cucina. ti sei proprio reinventato Reinventato, da ma zero. facendo il comì di cucina anche, eh? Non è che facevo lo chef alla MasterChef, no, facevo proprio quello che tagliava le verdure, che puliva le cozze, che levava, cioè, che faceva il pane. Ma ti è sempre piaciuto cucinare? Una cosa che. Questa è una cosa che mi è stata tramandata da mia Ah, quindi madre. comunque sei sempre stato bravo in Ma cucina. lo facevo perché l'avevo respirato con mia madre, lo respiro ancora con mia madre, ogni tanto la chiamo, senti, ma questa cosa come la fai così? E poi mi sembrava, quando mia madre, lo dico sempre un po', quando mia madre sa che vado, non è che mi dice, ah, come sono io contento che vieni, ma mi dice che ti preparo, che mi sembra il più grande gesto d'amore. Certo, E quindi certo. mi sembrava una roba simmetrica per me, quindi cucinare come gesto d'amore. E figurati, sono arrivato in America, perché a un certo punto ho iniziato a fare le scene private qua a Roma per gli americani, e una famiglia americana con la quale ormai la chiamo ma come se fosse una seconda mamma, ci ha accolto a Carmel by the Sea, invitando me e il mio socio Andrea Palmieri, che è uno chef, lui è uno chef serio, e ci ha invitato, e siamo stati per 3 mesi là a fare le scene private per Ma che figata! una cosa pazzesca. Vedi, vedi. Noi guarda, ecco, la mia vita è stata una serie di sliding doors continue. Quando siamo andati via da quei 3 mesi, noi stavamo per chiudere un contratto, io e lui, dentro una vineria che faceva 1 milione di bottiglie, che ci aveva scelto come cuochi che potessero gestire sia l'accoglienza per la vineria, sia un ristorante, sia fare una scuola. E purtroppo avevamo il problema del visto. E quindi la cosa si è rallentata, lui ha preso altri due cuochi e io ho ripreso a lavorare. E questa cosa è stata una perfetta parentesi, che però se mi fermo oggi io sono contento si sia arrestato, Conclusa. sì, perché E poi sei io ritornato, hai ci sono ingranato. tornato, sì, qua ho ripreso a lavorare, ho iniziato ad insegnare recitazione e questa cosa mi ha dato Parliamo anche di questa cosa. Come hai iniziato a. quello. Anche là per caso, perché ero con Alexis Sweet, che è il regista del Capo dei Capi, che insegnava in questa scuola, si chiama Studio Cinema di Massimiliano Cardia, e un giorno sono andato a salutarlo, lui mi ha presentato Massimiliano, Massimiliano mi aveva visto nel Capo dei Capi, gli ero piaciuto, mi ha detto ma ti va di insegnare? Ho Ti andava di insegnare? non lo sapevo, non lo sapevo. Non avevi mai fatto No, l'avevo fatto a masterclass? Milano, l'avevo fatto a Milano nelle scuole di musical però, e però la recitazione cinematografica Sei sentivo che non fosse diverso. la stessa cosa. E poi invece lentamente ho iniziato ad asciugare le cose che mi sembravano
utili e le ho condensate. E quindi mi accorgo dagli occhi dei ragazzi che quello che faccio è funzionale. Non mi interessa né essere un maestro, un guru, proprio no. Non credo proprio in questa cosa. Io penso, se avessi incontrato a 25 anni, quando ho cominciato, uno come me che mi diceva: guarda, invece di concentrati solo su queste due cose, inizia da questo. E avessi smesso quel rumore interiore che c'avevo, che era basato sul ti prego accoglimi, e forse avrei capito più cose. Quindi ho detto, boh, semplicemente questo, mi accorgo che questa cosa è una cosa che... Stai diventando, diciamo, quel docente che avresti voluto avere a 25 anni. Ma forse sì, mi sembra un po' arrogante questa cosa da dire, però forse sì, sinceramente mi accorgo che sì. Semplicemente perché ami il tuo lavoro e quando uno ama qualcosa non può che trasmetterla, diciamo, trasmetti quello. Io veramente credo, appunto, anche in questa cosa... Studio cinema. Studio cinema, bello. A Roma? Sì, a Roma, ah, a Roma, a Roma. E prendete di tutte le età? Sì. No, non per me. Vuole join us? Comunque, no, a parte che la recitazione secondo me è fondamentale ed è uno la può fare a prescindere, cioè non necessariamente focalizzandosi solo su quel mestiere, su quell'attività, però comunque ti aiuta in tutti i campi, perché ti analizzi, ti riscopri nudo, ed è la cosa più importante, perché poi tutta la nostra vita è fatta di sovrastrutture, no? Bravissimo, il vostro essenza fondamentale. Che ci creiamo e che ci crea il dintorno, tutto quello che abbiamo attorno. E spogliarsi di queste sovrastrutture ti porta a scoprire chi veramente sei, perché non lo sai neanche tu chi sei. Guarda, non potrei dirla di meglio. Io credo che noi riveliamo molto più di noi recitando. Sì. Io credo che rivelo di me molto di più che bypassando un po' quelle che sono... Io ho un'immagine che ho in questi anni di insegnamento avuto un giorno in classe, e io penso che oltre al corpo umano, fisico, che noi abbiamo, ci siamo cosparsi da una sottilissima rete fatta di polvere d'angelo e fatta di micro, piccolissime fessurine attraverso le quali passa tutto. Ma quando, che ne so, alla prima ora che siamo in questa terra, nostra madre, invece di darci, allattarci, si sta facendo la doccia perché è distrutta, qualcuna di quelle fessurine si inizia a chiudere. Sì. E invece noi attori non ce lo possiamo permettere. Quindi il lavoro che devo fare è di aprire tutti i buchetti. Semplicemente questo. Sì, esatto. Poi quando reciti, diciamo, non sei tu, e quindi ti prendi anche la briga di essere invece pienamente te stesso, perché devi interpretare altri ruoli, però in quei ruoli tu metti sempre una parte di te. C'è sempre una parte di me, ma è questa un po' la diatriba tra il metodo o invece l'attore, diciamo, funzionale. Ma io credo che noi abbiamo accesso a dei luoghi che, sebbene non siano nostri, ma possiamo connettere dei fili invisibili a qualcosa che c'è ignota. Anche perché se no non ci sarebbero, cioè, non ci sarebbero gli attori che possono fare i serial killer o i cavalieri della tavola rotonda. Cioè, io credo che... Accedi a una parte che magari tu non faresti mai, ma che devi dare a quel personaggio. Devi anche capire quello che c'è dietro, ma insomma... Fare l'attore penso sia uno dei lavori più complicati in assoluto, perché c'è tanto studio, se lo fai bene, del personaggio, ma tanto devi studiare quanto poi devi dimenticare tutto nel momento. Stavo dicendo quest'altra cosa, è il più complicato, esatto. Ma al tempo stesso è il più semplice di tutti. Perché quando smetti di cercare le cose, improvvisamente arriva tutto. Certo. Quindi questo è fantastico. L'ultima domanda che faccio sempre a tutti i miei ospiti è quella di lasciare un messaggio nella bottiglia, ovvero un consiglio, un suggerimento a tutti coloro che hanno un sogno, una passione, come appunto quella che stai continuando a perseguire tu, ma che hanno paura del giudizio, hanno paura del fallimento, hanno paura, diciamo, dei consigli della famiglia, dei genitori, degli amici che ti dicono appunto: ma dove ti avvii, non ce la farai mai, vanno avanti solo i raccomandati, eccetera. E quindi poi mollano ancora prima di provarci veramente. Tu che cosa ti sentiresti di dire?
Mi hanno chiesto se appunto questa. Me l'hai chiesto pure tu se mi sentissi ingabbiato dentro questa la mia sicilianità, no? E io mi sono risposto che la verità è che forse ero io che mandavo questa cosa. Quindi io suggerisco di prendere veramente ad ascoltare, di iniziare ad ascoltare veramente quello che siamo, profondamente, e accettarci con le nostre gobbe, con le nostre ferite, con le nostre storture, con le nostre zoppicate, con quello che ci sembra il nostro lato più debole, e farlo diventare quello che in realtà è la nostra forza. Perché ho combattuto per veramente tutta la mia vita per essere perfetto. Ma la verità è che mi sono accorto che questa cosa, cioè, è solo una guerra contro i mulini. E invece, quando ho smesso di combattere contro quell'immagine ideale che mi ero fatta, e mi sono detto, sai che c'è? Ok, I'm shit and I like it. Cioè, questo. Quindi, secondo me, la cosa più bella è comprendere profondamente chi siamo. E se questa cosa è quella cosa vera, accettarla. E punto. Mi sembra un ottimo suggerimento, quindi grazie per No, la grazie a te, disponibilità e per la spontaneità. Questa sera, Vanina su Cali 5, 21 e 15, 21 e 15, 21 e 21 e 20, 20, sì. diciamo. E, insomma, in bocca al lupo per tutti i tuoi Credi, progetti. grazie. E noi ci vediamo al prossimo appuntamento con il Salotto di Granelli. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, iscriviti al canale di Granelli la serie, il canale YouTube, pagina Instagram, eccetera, eccetera. E noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao ciao. Ti è piaciuto? Fa piacere.